TAC, radiografie, ecografie, risonanze magnetiche, non dovremo più andare in ospedale, farci dare un dischetto da far vedere ad uno specialista, al nostro medico di medicina generale, ma tutto verrà dematerializzato, girerà attraverso il web, inserito nel nostro fascicolo sanitario elettronico a disposizione di tutti gli specialisti, e poi si potranno fare le telerefertazioni, cioè anche nei piccoli ospedali si potrà fare una risonanza magnetica, una TAC, e questa verrà vista e valutata nei migliori ospedali dai migliori specialisti in tempo reale. Già oggi ricordiamo che noi abbiamo 6 milioni di lombardi hanno attivato il fascicolo sanitario elettronico. Tutto questo già ci consente di fare gli esami del sangue e di non andare a ritirare i referti, ma di trovarli direttamente aprendo il proprio computer sul fascicolo sanitario elettronico. Da qui a breve, cioè espletata la gara, una gara che vale ben 182 milioni di euro in 8 anni, quindi un investimento potente di Regione Lombardia, anche gli esami diagnostici si potranno trovare sul fascicolo sanitario elettronico.